Il Codma di Rosciano è pronto ad ospitare i profumi, i gusti e i prodotti tipici locali in occasione della 33esima edizione di Sapori e Aromi d'Autunno, il Salotto del Gusto. Dopo il fermo della scorsa edizione, domenica 21 e domenica 28 novembre, le eccellenze marchigiane vengono messe in bella mostra al pubblico. Ricco il programma che spazia dalle premiazioni Marche Nostre, il Gran Galà dell'Olio Marchigiano, il concorso regionale L'Oro delle Marche di Olea, la Camminata del Cuore e quest'anno anche una pedalata. Taglio del Nastro, domenica 21 alle ore 10. Sapori Aromi d'Autunno da 33 anni che prevede innanzitutto la partecipazione dei produttori delle Marche, produttori e commercianti selezionati da noi dei prodotti tipici delle Marche. Quest'anno avremo oltretutto tra i produttori, abbiamo avuto una richiesta da parte di due associazioni del territorio di Foggia con le quali noi siamo gemellati come Olea e Viandante di Sapori e i nostri produttori avranno occasione, quando loro organizzeranno le loro iniziative, di essere ospiti da loro. Quindi abbiamo un pochino, per questioni Covid, abbiamo stravolto un pochino il percorso della manifestazione. Comunque i visitatori troveranno sempre quello che hanno trovato negli anni passati. Il programma completo, visibile sia sulla pagina Facebook che al sito saporiearomi.info, vede ancora una volta la conferma dell'appuntamento dedicato all'Olio della Solidarietà, dove verranno donati alla mensa Opera Padre Pio di Fano delle bottiglie d'olio. Ma non solo, perché gli organizzatori hanno ideato una nuova iniziativa. Potete rivolgersi a Olea o scaricare la domanda dal sito e portare il campione a Sapori Aromi d'Autunno nelle due domeniche. La premiazione di questi concorsi avverrà il 18 di dicembre. Abbiamo dovuto far slittare la manifestazione di premiazione proprio perché quest'anno la campagna olearia è in ritardo e sarà un'opportunità di incontrare i produttori sia professionali che amatoriali e tutte le altre iniziative, compreso la fine della manifestazione che sarà il Baccalà Fest, che dal 20 dicembre al 20 marzo prevede il coinvolgimento di ristoranti nel territorio dell'entroterra fanese, soprattutto con le gare gastronomiche Covid permettendo. L'evento ad ingresso libero ma con Green Pass alla mano è reso possibile grazie al contributo della Regione Marche, della Provincia e della BCC di Fano, oltre al supporto del Comune di Fano. Sapori Aromi d'Autunno raccoglie tutti i produttori che hanno a che fare col gusto in un'area molto sicura, ormai è diventata un'area fieristica, quella del Codma, e quindi rappresenta pieno questa nostra tipicità. Tra l'altro il gusto, che è un volano importante per noi e per la nostra enogastronomia, e può essere quella tematica che spinge veramente questi mesi, che rischiano di essere un po' più scarichi rispetto alle attività estive e le attività natalizie, ecco, no, possono anche dettare delle linee guida per portare turismo nei mesi di ottobre-novembre.